la Gran Bretagna nella specialità. È da un po' di tempo Lynn Davis, dalla caduta di Lynn Davis, e hanno ritrovato praticamente questo nuovo personaggio che indubbiamente conduce questa gara. Sarebbe veramente una importanza strategica per la classifica di Coppa Europa se gli inglesi dovessero vincere la gara di salto in lungo. Quanto io ho dato soltanto 3 punti a loro per una classifica che si vede nelle prime 3 e potrebbe veramente capovolgere il significato proprio della classifica. Ho detto Giacomo, i 4 sono rimasti a 6 giri dal termine. Sono staccati Kasabov e Regan, sono 4 a 1800 metri dal traguardo. Conferenza che di nuovo si pone a tirare, a strappare, si volta dietro a guardare Priamon, vede quello che succede. Hutchins sta correndo sul ritmo. E oramai credo che Panetta debba soltanto rimanere in testa e tirare la gara per gli ultimi 2,5 km, perché soltanto in questo modo cercherà di sfiancare la resistenza di Hutchins, che è molto pericoloso nel finale. E credo che in questo punto Francesco debba soltanto rimanere, tirare e provarci tutto per tutto. Lo vediamo tranquillo con quel suo atteggiamento un po' accigliato che ogni tanto ha. E se vediamo Priamon che pare più di morti sicuramente di tutti gli altri, ma anche il suo modo di correre, quello del francese 29enne, che non ha mai, diciamo, non è mai salito su un podio importante, quarto soltanto a Seul. Ecco, Panetta si volta a guardare chi si trova, non si trova più Priamon, ma si trova Tim Hutchins, mentre vediamo come si vada ad accodare Priamon, che era in difficoltà. Credo che si volta a guardare indietro Priamon per vedere la distanza che lo separa dal quinto. Panetta credo che abbia fatto una vittima illustre nell'ultimo giro, nell'ultimo sesto giro appunto. Ecco che si volta a guardare. Bellissima questa ripresa dalla telecamera mobile che segue nel rettilineo opposto al traguardo gli atleti, segue in corsa, potendone studiare gli atteggiamenti, le smorfie, i pensieri, quasi indovinarne. Panetta e Hutchins ora all'interno, José Alventosa. Panetta si volta di nuovo a guardare la situazione. Priamon si nasconde, Hutchins non ha nessun interesse a tirare, ecco che sta frenando Panetta addirittura, frena bruscamente, consente un bel sospiro a tutti e poi probabilmente ora a 4 giri dal termine di nuovo incrementerà la sua azione. Io credo che adesso all'ultimo chilometro qualche cosa deve per forza inventarsi Francesco, perché questo spagnolo anche, che è discreto in volata, Priamon non credo che sia l'elemento che possa impensierire lo stesso Francesco in volata, però sia Hutchins che Alventosa, se dovessero arrivare all'ultimo giro in quest'ordine, potrebbe essere pericoloso per Francesco. Siamo a 1000 metri dall'arrivo, ultimo chilometro. Quasi. Sì, sono. Mancano 3 giri adesso quando passano. 1300 metri al termine. Tutti e 4 insieme ora su 2, in 2 corsie, grande controllo reciproco. E Hutchins in questo momento cercherà di. È stata una volata lunga. Hutchins è partito in testa, 3 giri al termine, 1200 metri. Priamon attacca. Panetta è riuscito a far partire con un altro prima di lui. Eccolo lungo di Priamon, ecco, vediamo dalla speciale telecamera qui di Getesheed, Priamon che sta allungando. Segue con facilità Tim Hutchins. Studiamo Enzo la facilità di corsa e vediamo chi sta meglio in palla di questi 3 protagonisti. Ma stanno bene anche Panetta in questa situazione, anche che come ho detto non è che sto facendo il tipo per Hutchins, però lo vedo, è l'uomo che è stato portato a ritmi non eccezionali ed è chiaro che è molto più veloce degli altri. E va a vedere la reazione di Francesco, che aveva dichiarato di voler fare una gara anche in volata. Io sono convinto che Francesco sia su Priamon che su Alventosa possa dire la sua. Vediamo comunque come Hutchins gli si è posto davanti a bloccare
Maria Nonna ancora una volta allungato, ecco tutti al termine, 800 metri al traguardo, sempre il francese Pianon, l'inglese Atkins, l'italiano Panetta e lo spagnolo José Alventosa, quattro paesi occidentali. Dovete provare adesso, Francisco, dovete provare ad andar via perché... Ecco che attacca Pianon, perché ha allungato Atkins, lo sta seguendo con estrema facilità comunque. Soffre tremendamente il francese. Allunga Atkins e guardate il pubblico come impazzisce per questa stupenda volata finale che durerà 600 metri da questo momento. Atkins tranquillo, Panetta tranquillo, ancora hanno molto riserve di energia perché Pianon sparisce, Alventosa fatica ma tiene il passo. E ora si è nascosto perfettamente, sta soffrendo il francese, Panetta è tranquillo, Panetta è tranquillissimo, Panetta la andrà a vincere. Potrebbe veramente essere la vincita della volata. 500 metri a termine, si chiede un po' Atkins, Panetta lo segue con estrema facilità. Panetta sta seguendo campana finale, ultimi 400, 27-29 il tempo finora. 400 metri a termine con un'ombra, Panetta sta seguendo Atkins. Atkins in progressione, Panetta facile, ancora saltella Panetta, attenzione! Alventosa è pericoloso. Alventosa è pericoloso, ma attenti stretti. Panetta, si volta Atkins, ancora riserve di energia per tutti. Ancora molta riserva per entrambi, ultimi 200 metri, ultimi 180 metri. Panetta vuole guardare Alventosa. Avvicina, ecco che parte l'attacco di Panetta, Panetta e Atkins, Panetta e Atkins, Atkins e Panetta, Panetta con un'ombra, Panetta si avvicina, Atkins allunga, Panetta si dileggi, Panetta si dileggi, allunga, Panetta si dileggi, guarda, grandissimo! Secondo Atkins, grande vittoria di Francesco in volata, ha dimostrato veramente di essere in condizioni eccezionali e di essere veramente il più forte in questo luogo.